Good evening. Buonasera. How was dinner? Com'è stata la cena? Sì. Poco poco. It is our privilege to be with you again tonight. È per noi ancora un privilegio essere qui con voi stasera. We love you. Vi amiamo. Every year that we're here. Ogni anno che veniamo. You grow in our hearts. Voi crescete nei nostri cuori. I'm sure I've said it before. L'ho detto anche qualche volta prima. But we want to take you all home with us. Ma vorremmo portarvi tutti con noi a casa. But we can't afford the tickets. Ma non possiamo pagare il biglietto però. Praise God. Gloria a Dio. May He open our hearts to His word. Che Lui apra i nostri cuori alla Sua parola. May His Spirit rest upon us right now in Jesus' name. Che il Suo Spirito si poggi su di noi nel nome di Gesù. Father, we pray in Jesus' name. Padre, noi preghiamo nel nome di Gesù. That Your kingdom would come in power. Che il Tuo regno venga in potenza. We ask with humility. Chiediamo con umiltà. We ask with faith. Chiediamo con fede. We ask with hunger. E chiediamo con fame. We ask with confidence. E con confidenza. That Your kingdom would come here tonight. Che il Tuo regno venga qui stasera. That it would come in the power of a great hurricane. Che viene con la potenza di un uragano. But also in the form of a gentle breeze. Ma anche nella forma di un soffio dolce. So that it might blow away the works of darkness. Così che spazza via l'opera delle tenebre. While refreshing the souls of the saints. E allo stesso tempo rinfrescando l'anima dei santi. We pray that we would be pierced with conviction. Che tu ci prendi con la convinzione. Equipped with wisdom and strength. Che ci equipaggi con saggezza e forza. And touched by Your love. E toccaci con il tuo amore. We ask that Jesus Christ would take authority now in this place. Che Gesù Cristo prendi autorità in questo momento, in questo posto. And that every demonic assignment will be destroyed in Jesus' name. E ogni forza demoniaca distrutta nel nome di Gesù. And right now. E adesso. That every lofty thing. Che ogni cosa che va al di sopra. That exalts itself against the knowledge of God. Al di sopra della conoscenza di Dio. We bring down in Jesus' name. La portiamo giù nel nome di Gesù. We put here the name of Jesus. Mettiamo qui il nome di Gesù. And we believe for the Spirit of God. E crediamo che lo Spirito di Dio. To push the devil against the wall. Per buttare il diavolo di fronte al muro. And to throw him out. E buttarlo fuori. The wind would blow him away like chaff. Che il vento lo soffi via come la polvere. But that truth would replace his works in our lives. E che la verità rimpiazza la sua opera nelle nostre vite. And the glorious Spirit of God would rule in Jesus' name. E che il glorioso Spirito di Dio ci governi nel nome di Gesù. In this place. In questo posto. In this meeting. In questo incontro. In these people. E in questo popolo. In these families. E in queste famiglie. We sanctify this hour. Noi santifichiamo quest'ora. In this meeting, e in questo incontro, by the Holy Spirit, per lo Spirito Santo, for the glory of God, per la gloria di Dio, in Jesus' name, nel nome di Gesù, amen, amen. Praise God. Gloria a Dio. I want to continue talking tonight what we began last night. Vorrei continuare quello che abbiamo cominciato la volta scorsa. On how to live by the Spirit. Come vivere per lo Spirito. This is one of the two themes that God put on my heart as I traveled here. E questi erano i due topici che Dio mi ha messo mentre viaggiavo qui per venire in Italia. During the day I'm teaching on the apostolic church. Durante il giorno sto insegnando sulla Chiesa apostolica. Yeah. But the second theme at night we're talking about going deeper in the things of the Spirit. E la sera stiamo parlando nell'entrare più in profondità nelle cose dello Spirito. Last night we looked at Galatians 5:25 and that's still my theme. E ieri abbiamo parlato di Galati 5:25 e continueremo su quel topico. If we live by the Spirit. Se viviamo per lo Spirito. Let us also walk by the Spirit. Allora dobbiamo anche camminare per lo Spirito. It is possible to have his life. È possibile avere la sua vita. But not to live out that life every day. Ma non viverla ogni giorno. So I'm giving you a list of tools. Quindi voglio darvi degli strumenti that we can work on and develop.
che possiamo lavorarci su e sviluppare, so that we can walk in the Spirit in our ordinary lives, così che possiamo camminare e vivere nello Spirito nella vita di tutti i giorni, making our ordinary lives extraordinary, così che la nostra vita ordinaria diventa straordinaria, because God has called His people to be powerful people, perché Dio ha chiamato il suo popolo a essere un popolo potente. God has called us to change the world. Dio ci ha chiamato a cambiare il mondo. With the most unique message known to mankind. Con un messaggio unico a questo genere umano. The good news of Jesus. La buona notizia di Gesù. The message of His kingdom. Il messaggio del suo regno. And the works of His kingdom. E le opere del suo regno. Salvation. Salvezza. Deliverance. Libertà. Healing, guarigione, peace, pace, love, amore, and joy, e gioia, overflowing in our lives, che strabocca nelle nostre vite, like the river from His throne, così come il fiume dal suo trono, to the people around us, fino alle persone intorno a noi, not just in our church, non solo nei nostri culti di chiesa, but in the neighborhoods where we live, ma nel vicinato dove viviamo, in the stores where we shop, nei negozi dove facciamo shopping, the businesses or jobs where we work, gli affari oppure il posto di lavoro, the schools where we learn, le scuole dove andiamo a imparare. We are the living testimony of Christ in the flesh. Noi siamo la testimonianza vivente di Cristo nella carne. And when we walk in the Spirit, e quando camminiamo per lo Spirito, we bring transformation to the people around us. Portiamo trasformazione nelle persone intorno a noi. I noticed on the poster that Tony made. Ho notato sulla locandina che Tony ha fatto. And not that one. But you can say that. And Dario might have helped him with that. E Dario forse mi ha aiutato. But it doesn't matter right importa, now. There was a picture of John G. Lake. C'è una foto che è di John G. Lake. Do you know who John G. Lake is? Conoscete John G. Lake? He was a missionary from the last century. Era un missionario del secolo scorso. He was a very wealthy man from Canada. Era un uomo ricco dal Canada. Who was successful in business in the United States. Era molto ricco nel suo business che aveva spostato poi negli Stati Uniti. But Jesus saved him and filled him with His Spirit. Ma Gesù l'ha salvato e l'ha riempito del suo Spirito. And he gave away all of his wealth. E ha dato via tutte le sue ricchezze. To be a missionary in South Africa. Per essere missionario in Sudafrica. And he and his missionary team rocked that nation with the power of God. E lui insieme al suo team hanno scosso quella nazione con la potenza di Dio. And he talked a lot about how Christians were called to be powerful people. E lui ha insegnato tantissimo di come i cristiani devono essere un popolo potente. He was a man of the Spirit with great miracles. Lui era un uomo dello Spirito e vedeva tanti miracoli. He went through an eight month period of his life. È stato in un periodo di 8 mesi della sua vita. When he was one of the most powerful men that ever lived. Che è stato uno degli uomini più potenti che la terra abbia mai visto. For 8 months, God put His Spirit on this man in a special way. Per 8 mesi Dio mise il suo spirito su quest'uomo come mai prima. He had experiences where he was transported to other nations. Ha avuto delle esperienze dove veniva trasportato fisicamente in altre nazioni. He prayed for an insane person in the country of Wales. E lui è andato in Galles e ha pregato per una persona che era folle, era pazza. While he lived in South Africa, mentre viveva in Sudafrica, someone gave him a prayer request. Una volta gli hanno dato una richiesta di preghiera. He prayed for this insane person in his personal prayers. E lui stava nella sua stanzetta di preghiera e pregava per questa persona che stava in Galles. But in the night he was taken up. Ma nella notte fu trasportato. And he flew to another nation. Ed è volato in un'altra nazione. He described the nation to his friend. E ha descritto la nazione ai suoi amici. The next day. Il giorno dopo. And he knew that it was the country of Wales. E sapeva che era la nazione del Galles. And he came into the room where there was an insane person in an asylum. È entrato in questa stanza che dove c'era questa persona che era pazza, era and folle. He laid hands on this dear lady. E aveva ha messo la sua mano su questa donna. In the name of Jesus and by the power of the Spirit. Nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito. He cast the demons out. Ha cacciato il demone. And he was brought back to his bed. E poi è ritornato nel suo letto in Sudafrica. And quickly he got a report, or soon after he got a report. E dopo un po' gli hanno riportato
that the family member of the person who asked for prayer, che quei, diciamo, i familiari che avevano chiesto preghiera, was healed of insanity that night. Quella notte quella donna fu guarita dalla pazzia. In the very place where he saw himself going at night. Proprio in quel posto dove lui si era visto andare nella notte. There is great potential in the Holy Spirit. C'è un grande potenziale nello Spirito Santo. There is great potential in the people of God. C'è un grande potenziale nel popolo di Dio. The same man, John Lake, lo stesso uomo, John G. Lake, during that 8 month period, durante quegli 8 mesi, would lay hands on people who were retarded, metteva le sue mani su persone che erano ritardate, and they would be healed, e se erano guarite. There was one woman with a huge tumor in her belly. C'era una donna che aveva un grandissimo tumore nella pancia. It was the size of a basketball. She looked pregnant. Sembrava quasi incinta. Il tumore era grande quanto una palla da basket. He laid hands on her belly. E ha messo la sua mano sulla pancia. And the gigantic tumor fell out of her on the ground. E il tumore cadde dalla sua pancia a terra. He said it was a horrible-looking thing. E disse, e lui scrive che era una cosa orribile. But by the power of God, God removed it from this woman. Ma per la potenza di Dio, Dio ha rimosso il tumore da quella donna. Another man had a stomach ailment. Ailment? A stomach problem. Un altro uomo aveva un problema allo stomaco. And John G. Lake put his hand on that man's stomach. E John G. Lake mise la sua mano su quello stomaco. And the man was healed of his illness. E quell'uomo fu guarito dalla malattia. And after he was healed, e dopo che fu guarito, there was the burned impression of a hand on his belly. C'era come un marchio di fuoco della sua mano sulla pancia di quell'uomo. It's the power of the Holy Spirit working through people. È la potenza dello Spirito che opera sulle persone. We are called to be powerful people. Siamo chiamati a essere un popolo potente. We may not be called to be a great missionary in South Africa. Forse non saremo chiamati a essere grandi missionari nel Sud Africa. But we can produce influence for the kingdom in the people around us, no matter where we live. Ma non importa dove vivi, tu puoi produrre influenza spirituale sulle persone intorno a te. Our youngest daughter Hope is a little girl of the spirit. La nostra piccola figlia Hope è una piccolina donna dello spirito. She has a beautiful relationship with God. E c'ha una bella relazione con Dio. And she says the cutest little things. E lei dice quelle cose così sfiziose. She's just a sweet little girl. È una piccolina dolce bambina. And in our neighborhood when she plays. E quando sta lì nel vicinato a giocare. She's an influence for Christ. Lei dà influenza per Cristo. She made friends with our next door neighbor. E ha fatto amicizia col, diciamo, col nostro vicino. Who's 50 years old. Che c'ha 50 anni. And our neighbor said to us. E il nostro vicino ci ha detto. She said, "I want what that child has." Mi ha detto a me, io voglio quello che c'ha quella bambina. And she came to the Lord. E lei si è convertita. Through our little girl. Attraverso la piccolina. There's another little girl in our neighborhood. C'è anche un'altra bambina nel nostro vicinato. She's from India. Ed è dall'India. She's Buddhist. She's Hindu. È induista. And Hope was talking with her one day. Ed Hope, la nostra figlia, stava parlando con questa bambina. She was talking to her about the Lord. Stava parlando di Gesù, del Signore. Little tiny girls. Due bambine piccoline. This was when she was 7. Aveva probabilmente 7 anni. And this girl from India was explaining that she worships many gods. E la bambina dell'India spiegava a nostra figlia che lei adora tanti dei. And Hope said, "Do you believe in the God that died on the cross?" E lei ha detto, mia figlia ha detto, "Ma tu credi nel Dio che è morto sulla croce?" And so she talked to her about the Lord. E gli ha insegnato riguardo a Gesù. And I'm encouraging her to talk more. E io la sto incoraggiando a parlare di più. These are not the stories of John G. Lake. Queste non sono le storie di John G. Lake. But a little girl with the spirit is having influence on the people around her. Una piccola bambina ripiena dello spirito ha influenza nel vicinato. She teaches the girls that live 2 doors down. Lei insegna altre bambine che vivono vicino a casa nostra. She explains to them how to fight against the devil. E lei gli spiega come si combatte contro il diavolo. She comes back home very concerned for them. E lei torna a casa un po' preoccupata per gli altri bambini. She says, "Mom, she didn't even know this or that about spiritual warfare." E dice vicino a mamma, a Gina, dice, "Mamma, le loro non conoscono la battaglia spirituale." So I explained it to her. Quindi io ho dovuto spiegare la battaglia spirituale. And I prayed for her. E ho pregato per lei. She was also teaching her how to read.
E poi insegnava anche come leggere. But that's a different matter. Ma questa è un'altra cosa. Because she has the spirit. Perché lei ha lo spirito. She's a person of influence. È una persona con influenza. And that is what God has called us to be. E questo è quello che Dio ci ha chiamato ad essere. Whether we are great miracle workers. Se siamo anche dei compitori di miracoli. Or little ones just living life in our neighborhood. Oppure dei piccolini che viviamo la nostra vita normale nel nostro vicinato. We are called to produce value in other people by the power of the Spirit. Siamo chiamati a produrre valore negli altri per la potenza dello Spirito. I have one more story. Ho ancora un'altra storia. I wouldn't take the time to tell it, but I feel led to tell it. Non volevo dirla, ma sento che voglio raccontarla. I had a friend of mine who gave lectures at universities. Ho un amico che insegnava all'università. He would visit giving lectures about Jesus Christ. E insegnava a questa università riguardo a Gesù Cristo. And people who were willing to come would come from the students to listen to his lectures. E studenti venivano per ascoltare i suoi, diciamo, insegnamenti. Students and faculties. Parte degli studenti e anche parte degli insegnanti. Diciamo, lui era un visitatore, visitava l'università. Is that clear now? And then afterward they would have questions and answers. E poi dopo l'insegnamento facevano tipo domande e risposta. And he would go to the great universities in America. E visitava le università più importanti dell'America. Like Harvard. Tipo Harvard. Where the elite intelligent people would argue with him about Jesus Christ. Dove c'erano le persone più intelligenti d'America che argomentavano con lui riguardo Gesù Cristo. And during his visit to Harvard and his lecture. E durante la sua visita a Harvard, durante l'insegnamento, the Spirit of God anointed him in a mighty way. Lo Spirito lo unse in un modo potente. And he had sharp answers for all of his critics. E tutte le critiche che arrivavano, lui per lo spirito le rispondeva tutto in modo chiaro. And he had great influence in this meeting. E aveva un'influenza grandissima in quell'incontro. And it was a wonderful witness for Christ at the most famous university in the United States. E fu una testimonianza di Cristo nell'università più importante americana. So many people were influenced. Molte persone furono influenzate. And things went so well. Le cose andavano bene. That he was very excited about his next visit. Così che era così entusiasmato per la sua prossima visita. At New York University. Andò all'università di New York. So he prepared just the same. Quindi si preparò allo stesso modo. And he prayed just the same. E ha pregato allo stesso modo. And he fasted just the same. E ha digiunato pure. And the lecture was a disaster. E l'insegnamento fu un disastro. He could not think straight. Non riusciva più a pensare. He could hardly put two words together that made any sense. Non riusciva a mettere due parole insieme. When those stood up to ask questions and challenge him. Quando le persone intelligenti si alzavano per sfidare l'insegnamento. They attacked him with anger. Lo attaccavano con rabbia. And with difficult questions. E con domande difficili. And he had no answers. E non aveva nessuna risposta. His mind went blank. La sua mente andò completamente vuota, bianca. His tongue got tied. La sua lingua era come bloccata. So all he could do was stand there in silence. Quindi rimase lì in piedi in totale silenzio. As Jews and Gentiles. Così c'erano giudei e gentili. Powerful intellectual people. Persone intellettuali con influenza, potenza mentale. Stood and mocked his faith. Lo si sono alzati e hanno preso in giro la sua fede. And showed ways that he was wrong. E hanno mostrato tutti i modi e perché lui stava sbagliando. And even though we know he was not wrong, e anche se noi sappiamo che non stava sbagliando, they made him look wrong. Tutto quello che stava succedendo rendeva questo uomo sbagliato. And the meeting ended. E l'incontro finì. And it was a failure. E sembrava un fallimento. The people, the Christians, excuse me. The Christian group from the campus that invited him would not even look at him. E il gruppo cristiano che l'aveva invitato, che era parte dell'università, non lo riuscì neanche a guardare nemmeno in faccia. He went back to his apartment. E tornò all'appartamento, al suo appartamento. And he beat himself up for days after that. E per giorni si martellava la sua mente. Yeah, I got it. Who are you called by God? Chi sei tu? Che chiamata ho? Who are you to lecture at universities? Chi sei tu per insegnare all'università? You're a failure. Sei un fallimento. You thought you were a spiritual man. Pensavi di essere un uomo spirituale. You succeeded at Harvard. Hai avuto successo ad Harvard? Are you even called to do this? Sei stato chiamato veramente a fare questo? And so he sat alone and depressed.
Quindi diventò depresso, seduto da solo nel suo appartamento. For days wondering if he should even go on in his call. Era per giorni chiuso dentro e si chiedeva: devo continuare questo o no? And the phone rang. All'improvviso il telefono squillò. It was a woman with a weak voice. Era una donna con una voce molto debole. She said, "I read one of your books." E disse: io ho letto uno dei tuoi libri. I live in the city. E vivo in città. I must talk with you. Devo parlarti. He thought to himself. E lui pensò. Why would she want to talk with me? Perché vuoi parlare con me? He said, "I have nothing to offer you." Non ho niente da offrirti ormai. She said in her little weak voice. E lei disse nella sua voce così debole. Rough and weak. Era molto debole. I must talk to you. Devo per forza parlarti. So he said, "Fine." E lui disse: va bene. You can come over at this time. Vieni all'appartamento in questo orario. So she came for a visit. Quindi andò a visitare quest'uomo. This frail little Jewish woman. Questa donna debole giudea. She smoked heavily. E che fumava tantissimo. Raspy, weak voice. Aveva questa voce debole. Very sickly. È molto, una voce diciamo malata. Very depressed. Molto depressa. She sat down at his table. E stava lì seduta faccia a faccia al tavolo. Smoking with the ashtray full of ashes. E fumava come una pazza, diciamo. She said, "I read your book." E lei disse: ho letto il tuo libro. I'm a Jewish woman. Sono una donna giudea. We don't believe in Jesus. Noi non crediamo in Gesù. But what you said in your book had influence on me. Ma quello che tu hai scritto nel tuo libro mi ha influenzato. I want to talk to you about this. Voglio parlarti proprio a riguardo di questo. He said she was a pathetic person. Lui dice che sembrava una donna patetica. But after a little while of talking, ma dopo un po' che parlavano, he was able to lead her to the Lord. Lui la, diciamo, portò al Signore. It was a very gentle, quiet event. Era un evento, diciamo, gentile, silenzioso. Was not dramatic. Niente di drammatico. She just quietly agreed to make Jesus her savior. Lei era d'accordo che Gesù diventava il suo salvatore. Okay. Va bene. Meeting over. E l'incontro era finito. She begins to walk out the door. E lei comincia a uscire dalla stanza. He said, "Excuse me." E lei disse, e lui disse: mi scusi. I have to ask you. Vorrei chiederti. How did you come across one of my books? Come hai preso uno dei miei libri? Dove l'hai trovato? She said, "Oh." E lei disse: ah. "My son went to your lecture at New York University." Mio figlio è andato al tuo insegnamento all'università di New York. He said, "Mom, I went to hear a man speak about Jesus Christ." E disse: mamma, io sono andato ad ascoltare un uomo che insegnava riguardo a Gesù Cristo. And he did very poorly. E lui l'ha fatto in un modo povero. His enemies stood up and attacked him. I suoi nemici sono alzati e lo hanno attaccato. And he had nothing to say to them. E non aveva niente da dire. But he so took their abuse. Ma lui ha preso così tanto i loro abusi. Allowing them to badger him with no response. Ha permesso a quei nemici di distruggerlo senza rispondere. I was so impressed that he stood there. Sono stato così impressionato che lui è rimasto comunque lì. And received their abuse without retaliating. Che ha ricevuto l'abuso senza riattaccare. I said, "What this man has." E io ho detto: quello che ha quest'uomo. Must be real. Deve essere reale. And I knew you had needs in your life, mamma. E ho detto: mamma, so che tu hai dei bisogni nella tua vita. So here is his book. Ecco il suo libro. So she came to this man. Quindi lei è andata a quell'uomo. And she got born again. E lei è nata di nuovo. And she went back to her apartment building. Ed è ritornata al suo appartamento. And she was so filled with Jesus Christ. Ed era così ripiena di Gesù Cristo. That she became the evangelist of her apartment building. Così che diventò l'evangelista di quel tutto, del tutto il appartamento e gli altri appartamenti intorno a lei. Up and down the stairs. Andava su e giù per le scale. Knocking on doors. Che bussava a tutte le porte. Sharing Jesus the Messiah. E condivideva che Gesù era il Messia. With this apartment building of New York Jews. Pieno, era un palazzo pieno di giudei di New York. Leading people to the Lord. E portava i giudei a Cristo. What felt like a disaster at New York University. Quello che sembrava un disastro nell'università di New York. Great fruit. Ha portato un grande frutto. It was not what you would have expected. Non era quello che noi ci avremmo aspettato. He came with a lecture in this room. Lui era venuto per insegnare.
But his influence affected that apartment building. Ma la sua influenza ha influenzato un altro appartamento. But there was powerful kingdom influence nonetheless. Ma c'era comunque, anche senza parlare, un'influenza del regno di Dio. That is the power of the Holy Spirit. Questa è la potenza dello Spirito Santo. And that is the power of people with the Holy Spirit. È la potenza di un popolo con lo Spirito Santo. So that even when they're beaten down and buried. Così quando ci schiacciano e ci sotterrano, you can never keep them down. Non li puoi mai buttare veramente giù. But the Spirit will always flow. Perché lo Spirito fluisce lo stesso. And always give influence. E sempre dà l'influenza. We are people of the Spirit. Noi siamo un popolo dello Spirito. We are powerful people. Noi siamo un popolo potente. We have the joy and the privilege. Noi abbiamo la gioia e il privilegio of having influence and impact wherever we live. Di avere influenza, impatto dovunque viviamo. So if we live by the Spirit, se viviamo per lo Spirito, let us also walk by the Spirit. Allora camminiamo altresì per lo Spirito. Let us rediscover this person named the Holy Spirit. Riscopriamo questa persona che si chiama lo Spirito Santo. Oh. He knows our hearts can be small and weak. Lui sa che i nostri cuori a volte sono così piccoli e deboli. But he hears our prayers because he loves us. Ma lui ascolta le nostre preghiere perché ci ama. And even in our weakness. E anche nelle nostre debolezze. If we will give ourselves to him. Se noi ci diamo completamente a lui. And be willing to become a companion with his Spirit. E vogliamo veramente diventare compagni dello Spirito. Then he will grant us the joy and the privilege. Allora ci darà la gioia e il privilegio to see other people's lives transformed, di vedere altre persone trasformate by his power, per la sua potenza. Amen. Amen. So I gave you a few points yesterday. Quindi ieri vi ho dato alcuni punti on how to walk in the Spirit, di come camminare per lo Spirito, how to live by the Spirit, anzi come vivere per lo Spirito, and specific things we can do to develop the life of the Spirit. E cose specifiche per sviluppare una vita nello Spirito. If you did not hear the message, of course you could get the recording. Se non c'eravate, ci sono le registrazioni. The first point was, okay. Il primo punto era that we must believe that the Spirit is the fulfillment of God's promises. Che lo Spirito è il compimento della promessa di Dio. Second, we must embrace the Spirit as a person. Secondo punto è dobbiamo afferrare lo Spirito come una persona. And third, we must vocalize the language of the Spirit. E terzo, dobbiamo vocalizzare il linguaggio dello Spirito. And I will begin with this point again. E voglio ricominciare da questo punto qui. Yet last night we talked about praying in tongues. Ieri sera abbiamo parlato del parlare in lingue. That's the language of the Spirit. Questo è il linguaggio dello Spirito. And I invite you. E ti invito. The way Paul spoke to the Corinthians. Così come Paolo parlò ai Corinti. I wish you all spoke in tongues. Io vorrei che tutti parlate in lingue. There is a powerful expression when we pray in other tongues. E c'è un'espressione potente di quando noi parliamo in altre lingue. It's a gift of the Spirit that builds ourselves up. È un dono dello Spirito che ci edifica. It's the language of the Spirit. È il linguaggio dello Spirito. Helping us to pray from places in our hearts. Che ci aiuta a pregare in posti nel nostro cuore. For which our learned language is not enough to express. Dove la nostra lingua che abbiamo imparato non è abbastanza per esprimere. Italian will only take us so far. L'italiano ci porterà fino a un certo punto. Or English or Dutch or Portuguese will only take us so far. L'inglese e il portoghese ci porterà fino a un certo punto. We need access to places in our spirit. Ma dobbiamo accedere in alcuni posti del nostro spirito. Where our learned words are not enough to express. Dove le nostre parole che abbiamo imparato non sono più abbastanza per esprimerci. So the Spirit gives us languages. Quindi lo Spirito ci dà altri linguaggi. Of other people and nations. Potrebbe essere anche di altre nazionalità. And of angels. Oppure di linguaggio angelico. That can identify things in our spirit. Che identificano cose nel nostro spirito. Conscious minds cannot identify. Che la nostra mente non può identificare. And in this way we have a tool to
to live in the Spirit. E così abbiamo uno strumento nelle nostre mani per vivere per lo Spirito. When God has control of our tongues, quando Dio ha il controllo delle nostre lingue, He has control of us. Ha totalmente il nostro controllo. We are weak, noi siamo deboli, but He is strong. Ma Lui è forte. And praying in tongues, e pregare nello Spirito in lingue, is a way to receive His strength. È un modo per ricevere la Sua forza in our weaknesses. Nelle nostre debolezze. I encourage you. Vi incoraggio. If you have not had this breakthrough, se non hai avuto ancora questa, diciamo, apertura, let us pray for you tonight. Vogliamo pregare per te stasera. Or you can even step in by faith. Oppure tu da solo puoi fare un passo di fede. Open your mouth. Apri la tua bocca. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. Because these things are taught in the Word. Che queste cose sono insegnate nella parola di Dio. And it's the gift of God. Ed è il dono di Dio. We can receive by faith. Possiamo riceverlo per fede. I wish you all spoke. Paolo diceva, io vorrei che tutti parlassero in altre lingue, sempre. Italy will be changed. L'Italia sarà cambiata. By a people of the Spirit. Da un popolo dello Spirito. There is a great mountain rising in this nation. C'è una grande montagna che si alza in questa nazione. It is greater than any volcano that has ever exploded in this land. Ed è più grande di tutti i vulcani che sono esplosi in questa nazione. It is the kingdom of God. Ed è il regno di Dio. In the form of the people of God. Nella forma del popolo di Dio. Who will be themselves revival. Che saranno loro stessi il risveglio. That will rise from the ground. Che si alza dalla terra. I love outpourings of the Spirit. A me piacciono i riversamenti dello Spirito. I was involved in an outpouring in the United States years ago. Io anni fa ero parte di un riversamento dello Spirito negli Stati Uniti. And it's wonderful when God pours out His Spirit from above. Ed è bellissimo quando Dio riversa il suo Spirito dall'alto. But it is also wonderful. Ma è anche stupendo e meraviglioso. When God pours out His Spirit from below. Ma è anche bellissimo quando lo Spirito Santo, Dio riversa il suo Spirito da sotto. This is what Jesus taught. Questo è quello che Gesù ha insegnato. He who believes in me. Chi crede in me. As the scripture has said. Come la scrittura dice. Out of his innermost being. Dal suo seno. Will flow rivers of living water. Fiumi di acqua viva. Acqua viva. Viva Italia. There is something precious about a move of God from above. Certo, c'è qualcosa di prezioso quando c'è un movimento spirituale che viene dall'alto. But if that is not our season, ma se questa non è la stagione che Dio vuole, let us lay hold of the New Testament. Allora prendiamoci in mano il Nuovo Testamento. And let us lay hold of the secret of the Spirit within. Allora prendiamoci in mano i segreti dello Spirito dentro di noi. And let there be an outpouring. E che ci sia un riversamento. Gushing up. Che esce. From us. Da noi. That is the Jesus way. Questa è Jesus? The Jesus way. Ah, questa è la via di Gesù. So I encourage you. Quindi vi incoraggio. Pray in the Spirit. Pregate nello Spirito. Pray in the Spirit. Pregate nello Spirito. And with understanding. E anche con la comprensione. Don't let the enemy take that great gift away. Non lasciare che il nemico ti rubi questo dono. It is for all of us. È per tutti noi. To experience the constructive work of the Spirit in our lives. Per sperimentare l'opera che ci edifica dello Spirito Santo nelle nostre vite. Praise God. Gloria a Dio. But there's a beautiful byproduct. Is that a there's a beautiful blessing that comes when our tongues are loosed in the Spirit. E c'è una benedizione che viene quando le nostre, diciamo, lingue sono rilasciate nello Spirito. It gives us the ability to develop the language of the Spirit in other ways. E ci dà anche l'abilità di sviluppare il linguaggio dello Spirito anche in altri modi. You have heard me speak for two nights on how important it is to pray in tongues. Mi avete ascoltato che ho insegnato per due notti adesso, due sere, come è importante parlare in lingue. But there's other language of the Spirit that must be in our tongues. Ma devono, ci sono anche altri linguaggi dello Spirito che devono essere sulla nostra lingua. The Spirit says certain things. Perché lo Spirito dice delle cose specifiche. And when the people of God are developed
in the spirit. E quando il popolo di Dio è sviluppato nello spirito, they become one with the spirit. Diventano uno con lo spirito. And according to the New Testament, e secondo il Nuovo Testamento, the most pointed way that God expresses himself, il punto più specifico in cui Dio si esprime, is through the speaking of his people. È attraverso il parlare del suo popolo. I have a prophecy for you. Io ho una profezia per voi. A man from Wales spoke this to me many years ago. Un uomo dal Galles mi disse questa cosa molti anni fa. A great prophet who is now with the Lord. Un grande profeta che adesso è col Signore. Spoke this word about Wales. E profetizzò questo riguardo il Galles. He shared it with a very good friend of mine. E lo condivise con un mio amico. Who then shared it with me as a prophecy. Che poi l'ha condiviso con me come una profezia. And I'm going to share it with you. E io voglio condividerla con voi. Because while I was sitting in the front row during worship. Perché mentre ero seduto durante l'adorazione. I felt the Holy Spirit say, "This is for." Them. E mi sentivo che lo spirito mi ricordava e mi diceva questo è per loro. This is what the man said. Questo è quello che disse quell'uomo. The world is about to see. Il mondo sta per vedere. The revelation of the power of the spoken word of the Lord. La rivelazione della potenza della parola parlata di Dio. Now we will embrace this for ourselves. Adesso noi l'afferriamo per noi stessi. Italy is about to see. L'Italia sta per vedere. The revelation, la rivelazione of the power, della potenza of the spoken word of the Lord. Della parola parlata di Dio. Praying in tongues gets us ready for something great. Pregare in lingue ci prepara a fare qualcosa di più grande. It does more than encourage us and make us happy. Non è solamente un incoraggiamento che ci rende felice. It opens up our lives to be conduits of the voice of God. Ci apre la nostra vita per essere dei canali della voce di Dio. When our lives are in agreement with the Lord's word, quando le nostre vite sono in accordo con la parola di Dio, and then we speak with courage out of that agreement, e poi parliamo con coraggio da quell'accordo che abbiamo, our words carry power. Le nostre parole portano potenza. When you read in the New Testament, quando leggete nel Nuovo Testamento, that the Spirit would move on someone, che lo Spirito si muoveva su qualcuno, this is their first response. Questa era loro prima risposta. They would speak an utterance from the Lord. Loro parlavano qualcosa da parte di Dio. And it would bring the presence of God into the situation. E portava la presenza di Dio nella situazione. This is God's will for you. Questa è la volontà di Dio per voi. Italy is about to see. L'Italia sta per vedere. The revelation of the power. La rivelazione della potenza. Of the spoken word of the Lord. Della parola parlata di Dio. The Spirit has a language. Lo spirito ha un linguaggio. And we must learn the language of the Spirit. Dobbiamo imparare il linguaggio dello spirito. And conform our hearts and our tongues to that language. E conformare i nostri cuori e le nostre lingue a quel linguaggio. Because if he has our tongues, perché se lui prende possesso della nostra lingua, he has our whole person. Ha tutta la nostra persona. If he has our whole person, e se ha tutta la nostra persona, and then we speak his words, e noi parliamo le sue parole, his words will always have power. Le sue parole avranno sempre potenza. And no religion will stand before the spoken word of the Lord. E nessuna religione si può mettere davanti alla parola parlata di Dio. And no barrier of the devil will stand before the spoken word of the Lord. E nessuna barriera del nemico può stare davanti alla parola parlata di Dio. That's something else my prophet friend from Wales said to me. Questa è un'altra cosa che il mio amico del Galles mi disse. This he spoke to me personally. Questo me lo disse personalmente. On his deathbed. Nel suo letto di morte. Sul suo letto di morte. Looking me in the eyes. Mi guardava negli occhi. Nothing will stand before this anointing. Niente può stare davanti a questa unzione. Nothing will stand before this anointing. Niente può fermare questa unzione. And now I'm telling you. Adesso lo dico io a voi. This anointing finds expression through the spoken
word. Questa unzione trova la sua espressione attraverso la parola parlata. It's not magic. Non è una magia. Where you just say the right thing. Quando tu dici le giuste cose. And it all works out. E tutto va bene. It's when our hearts are in and our lives are in agreement with the word. Ma quando i nostri cuori e le nostre vite sono in accordo con la parola. We're yielded to God. Che noi siamo sottomessi a Dio. We're trying to learn what pleases the Lord. E stiamo imparando a capire cosa fa piacere a Dio. I'm not saying we have to be perfect. Non sto dicendo che dobbiamo essere perfetti. But our hearts have to be in agreement with God. Ma i nostri cuori devono essere in accordo con Dio. When we speak boldly out of that kind of life. Quando parliamo con confidenza da quel tipo di vita, saying the things the Spirit is saying. E diremo le cose che lo Spirito vuole che diciamo. Our words carry power. Le nostre parole portano con sé potenza. In John's Gospel, nel Vangelo di Giovanni, Jesus is called the Word. Gesù è chiamato la parola. The Word became flesh. La parola divenne carne. When John tells us that, quando Giovanni ce lo dice, from that point on, da quel momento in poi, Jesus is not called the Word in that Gospel anymore. Gesù non è più chiamato la parola. But he's always doing. Ma sta sempre facendo and speaking. E parlando and his words are transforming the people around e le sue parole trasformano le persone. It's what he said in John chapter 6. Giovanni 6 dice questo. The words that I have spoken to you, le parole che vi ho dette, are spirit, sono spirito, and they are life, è vita. These are the power. This is the power of the spoken word of God. Questa è la potenza della parola parlata di Dio. Jesus said that the words I've spoken to you. Gesù ha detto le parole che io vi ho annunciato. They are spirit. Sono spirito. And they are life. È vita. Have you heard of Reinhard Bonnke? Conoscete Reinhard Bonnke, no? An evangelist from Germany. Un evangelista dalla Germania. Painting Africa with the blood of Jesus. Che sta pitturando l'Africa col sangue di Gesù. He said something beautiful once. E lui ha detto una volta una cosa stupenda. And I want to share it with you. La voglio condividere con voi. He said the Lord spoke to me. Disse il Signore mi ha parlato. And he told me this. E mi ha detto. My words in your mouth. Le mie parole nella tua bocca. Are just as powerful. Sono così potenti. As my words in my mouth. Come le mie parole nella mia bocca. Do you understand? Comprendete? The Lord spoke to him. Il Signore parlava con lui. My words in your mouth. Le mie parole nella tua bocca. Are just as powerful as my words in my mouth. Sono così potenti come le mie parole nella mia bocca. Turn with me to John chapter 17. Andiamo a Giovanni 17. I just want to read this passage of scripture for you. Vorrei leggere questo passaggio di scrittura con voi. 17. This is Jesus' prayer before he goes to the cross. Questa è la preghiera di Gesù prima di andare alla croce. In verse 6 he's speaking to the Father. Versetto 6 lui parla col Padre. He says, I've manifested your name to the men whom you gave me out of the world. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Okay, John 17:6. Giovanni 17:6. He says to the Father, dice al Padre, I manifested your name to the men that you gave me out of the world. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. That means I revealed your nature to them. Questo vuol dire che Gesù aveva rivelato la natura di Dio agli uomini. By my lifestyle. Nel suo modo di vivere. Through my love and my power. Attraverso l'amore e la potenza. My holiness and my prayer life. Attraverso la santità e la vita di preghiera. My compassion and the way that I treated people. Nella compassione, nel modo in cui si comportava con le persone. My dedication to God. E la dedicazione di Gesù verso Dio. Father, I showed them what you were like through all of these things. Io ho mostrato, Padre, come tu sei in tutte queste cose. He goes on. E poi continua. They were yours and you gave them to me and they have kept your word. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Now they've come to know that everything you've given me is from you. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te. Verse 8. Versetto 8. For. Perché? Perché?
In verse 7, how do they know these things? Nel versetto 7, come conoscevano queste cose? Because. Perché? Perché. I gave them your words. Ho dato loro le tue parole. The words that you gave to me, I have given to them. Perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me. And they have received them. Ed essi le hanno accolte. And they understand truly that I came forth from you. E hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. Jesus left his disciples with a legacy. Gesù ha lasciato i suoi discepoli con una testimonianza, un'eredità. A whole way of life. Un nuovo modo di vivere. Because he lived it. Perché lui lo ha vissuto. And what he lived, e quello che lui ha vissuto, he spoke, lo ha anche detto. And his words had transforming power. E le sue parole avevano una potenza di trasformazione. When our words reflect the words of the Spirit, quando le nostre parole sono il riflesso delle parole dello Spirito, we have transforming power. Abbiamo la potenza di trasformazione. So we must discover. Quindi dobbiamo scoprire what the Spirit is saying. Quello che lo Spirito sta dicendo. And we must say those things. E dobbiamo ridire le stesse cose. I want to give you a few things that the Spirit is saying according to the Scriptures. Voglio darvi alcune cose che lo Spirito sta dicendo secondo le Scritture. You know the Bible quotes the Holy Spirit. Sapete, la Bibbia quota lo Spirito Santo. And what the Bible says that the Spirit is saying, e quello che la Bibbia dice, lo Spirito dice. We should incorporate these things into our language. Dovremmo incorporare queste cose nel nostro linguaggio. And it will have an impact on our hearts. E avrà un impatto nei nostri cuori. And an impact on the saints of the church. E un impatto sui santi della Chiesa. And then an impact on the people around us in the world. E un impatto sulle persone intorno a noi nel mondo. And it will bring the kingdom of heaven to e porteremo il regno dei cieli sulla terra. In Romans chapter 8, you don't have to turn there. Non andate nei versetti lì. But in Romans chapter 8. Romani 8. And in Galatians chapter 4. E in Galati 4. Paul says. Paolo dice. That we have received the spirit of adoption. Che noi abbiamo ricevuto lo spirito di adozione. By which we cry out, Abba. Father. Per cui noi gridiamo Abba Padre. That is what the Spirit says. Questo è quello che dice lo Spirito. The Spirit calls Father God Abba. Lo Spirito chiama il Padre Dio Abba. And that represents a whole world of language. E questo è un nuovo linguaggio. That is affectionate toward God. Che è un'affezione verso Dio. As children relate to their father. Come figli noi ci relazioniamo a questo padre. We call him father. Certo lo chiamiamo padre. But there's a very tender, intimate word the Spirit uses. Ma c'è una parola più soffice che usa lo Spirito. The Aramaic word is Abba. La parola aramaica Abba. The Spirit says Abba. Lo Spirito dice Abba. In Galatians 4, it's the Spirit who says Abba. In Galati 4 è lo Spirito che pronuncia la parola Abba. But in Romans 8, ma in Romani 8, we say Abba in the Spirit. Noi diciamo Abba nello Spirito. Because whatever the Spirit says, che quello che dice lo Spirito, that is what we should be saying. Dovremmo noi dirlo. So the Spirit speaks to the Father, Abba. Quindi lo Spirito si riferisce al Padre con la parola Abba. The language of a little child. Un linguaggio di un piccolo bambino. Who speaks to dear Abba. Che parla col suo caro Abba. This is the language of the Spirit. Questo è il linguaggio dello Spirito. And if we want to live life in the Spirit, e se vogliamo vivere una vita nello Spirito, we should develop language of affection with God. Dovremmo sviluppare una lingua affettuosa verso Dio. Doesn't the Bible say these things? La Bibbia insegna queste cose. The Spirit calls him Abba. Lo Spirito lo chiama Abba. That means we call him Abba. E noi significa che noi chiamiamo altresì Abba. Or whatever the equivalent is in Italian. O qualunque sia la parola italiana. The point is that it's language of affection. Il punto è questo, un linguaggio di affettuoso. Childlike trust. Una fiducia da bambini. Closeness and love. Che ci avvicina nell'amore. And gives us a vision of the Father. Che ci dà una visione più chiara del Padre. As the tender, loving person that he is. Come una persona che è piena d'amore. Amen. Amen.
What else does the scripture tell us the Spirit says? Cos'altro la Bibbia ci insegna che lo Spirito dice? The Spirit says that Jesus is Lord. Lo Spirito dice che Gesù è il Signore. In 1 Corinthians 12. In 1 Corinzi 12. Only by the Spirit. Solo per lo Spirito. Can we say Jesus is Lord? Possiamo dire che Gesù è il Signore. We may be able to say the words without the Spirit. Certo, potremmo dire le stesse parole senza lo Spirito. But we can only speak them with conviction by the Spirit. Ma lo possiamo dire con convinzione solo attraverso lo Spirito. How many of you? Quanti di voi? Can say Jesus is Lord. Possono dire Gesù è il Signore. With a heart of faith. Con un cuore di fede. How many of you can say it and mean it from your heart? Quanti voi possono dirlo e veramente volerlo dal cuore? Have them say it in Italian. Jesus is Lord with their heart. Allora col vostro cuore diciamo insieme: Gesù è il Signore. Gesù. They said it with conviction. Say it again with conviction. Ancora un'altra volta con più convinzione. Gesù è il Signore. The Spirit is here and speaking. Lo Spirito è qui che parla. Because you cannot say that with conviction. Perché non lo puoi dire con convinzione. Without the Spirit. Senza lo Spirito. That was the language of the Spirit. Questo è il linguaggio dello Spirito. The Spirit does not draw unnecessary attention to himself. Lo Spirito mai attira l'attenzione su se stesso. I'm not saying it's wrong to give the Spirit attention. Anche se non voglio dire che se diamo attenzione allo Spirito è una cosa sbagliata. But his style. Ma il suo stile. And his role. E il suo ruolo. Is to give glory to Jesus as Lord. È dare gloria a Gesù come il Signore. And to give glory to God as Father. E gloria a Dio come Padre. So when we do that. Quando noi lo facciamo quindi. We are the Spirit. Noi siamo. We are in agreement with the Spirit. Noi siamo in accordo con lo Spirito. We and the Spirit are one. Noi e lo Spirito diventiamo uno. So this is the tool that God is giving us. Quindi questo è lo strumento che Dio ci ha dato. Let us develop this kind of language. Sviluppiamo questo linguaggio. The language of affection to God as Father. Un linguaggio di affezione verso Dio Padre. Consistently develop the habit. Continuamente hai questa abitudine. Even if it feels awkward at first. Anche se sembra strano all'inizio. Let your tongue be in agreement with the Spirit inside of you. Che la tua lingua sia in accordo con lo Spirito dentro di te. And the confession that Jesus is Lord. E confessa che Gesù è il Signore. That opens up a whole world of language. Ti aprirà una porta nuova, un nuovo linguaggio. That consistently testifies. Che continuamente testimonia. Jesus is alive from the dead. Gesù è vivo dai morti. He has all the victory. Lui ha tutta la vittoria. And so do I. E anche io. The Spirit does not say anything that contradicts what I just said. Lo Spirito non dirà niente che contraddice quello che vi ho appena detto. The Spirit will never say Jesus is accursed. Gesù non dirà mai, e lo Spirito non dirà mai Gesù è una maledizione. The Spirit will never agree with the lie that you're a failure. Non dirà mai che tu sei un fallimento. Because Jesus is Lord. Perché Gesù è il Signore. That's the language of faith in him. Questo è un linguaggio della fede in Gesù. And it's the language of victory for us. È un linguaggio di vittoria per noi. And if we are speaking other things. E se noi diciamo altre cose con la nostra bocca. We are speaking outside of the Spirit. Stiamo parlando fuori dallo Spirito. Let us develop the language of victory. Sviluppiamo un linguaggio di vittoria. Let our tongues be molded like moving clay. Che la nostra lingua diventa come l'argilla nelle mani di Dio. That speaks things of the lordship of Christ. Che parla della signoria di Cristo. And as we develop the language of the Spirit on purpose. E quindi quando sviluppiamo questo linguaggio dello Spirito con uno scopo. That will have power to develop a life that lives in the Spirit. Creerà un'abilità di vivere e camminare in una vita per lo Spirito. Because the words come out. Perché le parole escono. And they begin to affect our mind. E cominciano a influenzare la mente e il cuore. And the people around us. E le persone intorno a noi. And the atmosphere. E l'atmosfera. Oh, praise God. Gloria a Dio. I want to tell you a secret. Voglio dirvi un segreto. The revival, the most mature expression of revival. L'espressione più matura del risveglio. Is when the people of God. È quando il popolo di Dio. Are in union with the Spirit of God. Sono in unità
con lo Spirito di Dio. That is far more powerful. Ed è molto più potente. When God just visits a meeting. Quando più di quando Dio visita un incontro. And that is awesome. E quello è stupendo. And I pray for that. E io prego per questo. And I treasure it. E io prendo cura di queste cose. But that is not the goal. Ma questo non è lo scopo finale. The goal is a people. Lo scopo è un popolo. Who are filled with the Spirit. Che sono riempiti dello Spirito. And you know they are filled with the Spirit. E tu sai che sono riempiti dello Spirito. Because they are marked by the Spirit's language. Perché sono marchiati dal linguaggio dello Spirito. Tongues of fire. Delle lingue di fuoco. Una fiamma. Tongues of fire. Un lingue di fuoco. Then filling us. Che ci riempiono. Those are the tongues of God. Sono le lingue di Dio. That then become our tongues. Devono diventare le nostre lingue. Just like at Pentecost. Così come a Pentecoste. They all spoke with other tongues. Tutti parlavano in altre lingue. And it made a disturbance. E all'improvviso disturbava. Jews from different places heard their languages. I giudei di diverse nazioni ascoltavano questo linguaggio. And then Peter stood up. E poi Pietro si è alzato. And his tongue. E la sua lingua. The gospel. Ha predicato il Vangelo. From the spirit inside his belly. Dal spirito dentro di lui. And 3,000 were saved that day. E 3,000 furono convertiti in quel giorno. Italy is about to see. L'Italia sta per vedere. A revelation. Una rivelazione. Of the power. Della potenza. Of the spoken word of della the parola Lord. Parlata di Dio. The most mature expression of revival and the people of God. L'espressione più matura di un risveglio nel popolo di Dio is a people. È un popolo filled with the Spirit. Riempito dello Spirito. In union with the Spirit. In unità con lo Spirito. Speaking the words of the Lord. Che parlano le parole dello Spirito. Let us develop the language of the Spirit. Quindi sviluppiamo il linguaggio spirituale. Let us begin right where we are. Cominciamo proprio da dove siamo. And begin to develop prayer life in other tongues. Cominciamo a sviluppare una vita di preghiera in lingue. And the natural language of children to papa. E anche una lingua nostra naturale di affezione come figli verso il papà. And the language of Jesus' resurrection and victory. E anche il linguaggio della risurrezione della vittoria di Gesù Cristo. He is Lord. Lui è il Signore. Sin is conquered. Il peccato è stato conquistato. Death is destroyed. La morte è stata distrutta. By the grace of God. Per la grazia di Dio. I am one of His. Io sono parte sua. Therefore I share in His victory. Per questo io condivido la sua vittoria. If I'm facing challenge. Quando io mi devo affrontare le sfide, if I'm facing resistance, se devo sfidare la resistenza, discouragement and difficulty, scoraggiamento in momenti difficili, my tongue will testify to the lordship of Jesus. La mia lingua testimonierà della signoria di Cristo. And I will not stop. E io non mi fermerò. Because that's the language of the Spirit. Perché questo è il linguaggio dello Spirito. And the Spirit is in me. E lo Spirito è dentro di me. And I refuse to speak. E io rifiuto di parlare. That which is in disagreement with the Spirit. Quello che non è in accordo con lo Spirito. Amen. Amen. We got to train our brain. Dobbiamo sviluppare il nostro cervello. And train our tongue. E le nostre lingue. Amen. Amen. Something about that tongue that has something in the Spirit in it. C'è qualcosa di questa lingua because it's connected to what's in here. Che è connessa con quello che c'è nel cuore. Whatever's in here comes out right here. Quello che c'è qui esce da qui. Even if we lie and put on a face and say all the right words in certain circumstances. Anche se a volte mentiamo e diciamo tutte le cose giuste nelle giuste situazioni, perché abbiamo imparato a farlo. Sorry. You go. Somewhere, sometime, the real us comes out of our mouth. A volte in alcune circostanze il vero uomo esce dalla nostra bocca. I want to speak to us as believers. Voglio parlare ai credenti. The real us has the Spirit in our hearts. Il vero noi ha lo Spirito nei nostri cuori. So let's let His speech come out of our mouths. Che il vero noi deve uscire dalla nostra bocca. Because if we really try to train our tongue, perché se noi vogliamo sviluppare la nostra lingua, we will also train our hearts. Svilupperemo anche i nostri cuori. And we will train our lifestyle. E equipaggeremo il nostro stile di vita. See what a great ship
is directed by such a small rudder. Vedete, una grande nave, quanto grande essa sia, comunque è gestita da un piccolo timone. And such a great forest fire is started with one little fiamma. Un grande incendio di una foresta comunque inizia da una piccola fiamma. And so the whole man is directed by the tongue in our mouths. E così anche l'intero uomo è diretto dalla lingua. I pray right now. Io voglio pregare in questo the momento. The spirit will rise. Che lo spirito si innalzi. And touch our tongues. E tocchi le nostre lingue. Amen. Amen. A couple of other points quickly. Ancora altri punti velocemente. You know what else the spirit says? Sapete cos'altro dice lo spirito? Very quickly. Molto velocemente. The spirit says this. Lo spirito dice questo. In Revelation 22. In Apocalisse 22. Come, Lord Jesus. Vieni, Signore Gesù. It says the spirit and the bride say come. Dice che lo spirito e la sposa gridano vieni. So part of our language. Quindi parte del nostro linguaggio. Should be calling on the Lord. Dovrebbe chiamare il Signore. That he would visit us. Che lui ci visita. And that he would come back again. E che lui ritorna. That's part of the language of the church. Questo deve essere il linguaggio della chiesa. If our hearts are looking to his kingdom. Se i nostri cuori sono direzionati verso il suo regno. Then our tongues should be filled with hope. Allora la nostra lingua deve essere piena di speranza. In this world, in questo mondo, there is always a better tomorrow. Ci sarà sempre un miglior domani. Because perché he is coming back. Perché lui sta per ritornare. So even now we have hope. Quindi anche adesso abbiamo speranza. Because we have hope in his second return. Perché abbiamo la speranza nel suo secondo ritorno. And this seconda truth, venuta. Excuse me. This truth should be worked into our language. E questa verità deve essere lavorata nel nostro linguaggio. Worked into our language. Lavorata nel nostro linguaggio. The same way we work on things with our hands. Lo stesso modo con cui noi lavoriamo sulle cose. We take time to construct a building. Noi prendiamo il nostro tempo per costruire un edificio. We take time to train children. Prendiamo il tempo per equipaggiare i nostri figli. Whatever we work on, we know it takes time. Qualsiasi cosa che facciamo ci vuole il tempo. Let us develop our language. Sviluppiamo il nostro linguaggio. Getting rid of that contradicts what the Spirit is saying. Rimuoviamo tutto quello che contraddice quello che lo Spirito vuole dire. And incorporating in our mouths what the Spirit is saying. E incorporiamo nelle nostre bocche quello che lo Spirito dice. The final thing I want to mention. L'ultima cosa che voglio menzionare. That the Spirit says. Che lo Spirito dice. In Romans chapter 8. Romani 8. The Spirit bears witness with our spirit. Lo spirito porta testimonianza al nostro spirito. That we are children of God. Che noi siamo i figli di Dio. The Spirit speaks about our identity. Lo spirito ci parla della nostra identità. And the Spirit speaks about our destiny. E parla del nostro destino. If the Spirit is saying it. Se lo Spirito lo sta dicendo, then we should be saying it. Dovremmo dirlo anche noi. Because our tongues, perché la nostra lingua, are his vehicles. So è il suo canale. So if the Bible teaches us what the Spirit says, quindi se la Bibbia ci insegna quello che lo Spirito dice, then the Bible teaches us what our tongue should say. Allora ci insegna anche quello che la nostra lingua dovrebbe dire. I am not a sinner. Io non sono un peccatore. I am a child of God. Sono un figlio di Dio. Not because I accomplished it. Non perché io ci sono arrivato. But his grace in me. Ma la sua grazia in me. I don't care what anybody else says. Non mi importa quello che dicono gli altri. If God gave me a gift. Se Dio mi ha dato un dono, then I'm a saint. Io sono un santo. And the Spirit is telling me that. Lo Spirito me lo sta dicendo. So my tongue will say it. Quindi la mia lingua dovrebbe dirlo. Some of us have absorbed lies. Alcuni di noi hanno assorbito menzogne dopo menzogne. And it may not come out and say I'm not a child of God. E forse non dirai, ma io non sono un figlio di Dio, non lo dirai forse. But we say other things that imply that. Ma diciamo altre cose che implicano quello. And our tongues get in agreement with
the lie. E le nostre lingue vanno in accordo con le menzogne ricevute. But let us get our tongues in agreement with the Spirit. Ma portiamo le nostre lingue in accordo con lo Spirito. He testifies. Lui testimonia. You are a child of God. Tu sei un figlio di Dio. So then my tongue testifies. Quindi che anche la mia lingua. You are a child of God. Deve dire io sono un figlio di Dio. Doesn't the Bible say to be filled with the Spirit? La Bibbia dice di essere riempito dello Spirito. In Ephesians 5. In Efesini 5. Be filled with the Spirit. Siate riempiti dello Spirito. By speaking. Parlando. Be filled with the Spirit. Siate riempiti dello Spirito. How? Come? Ephesians 5. Efesini 5. By speaking. Parlando. To one another. Gli uni agli altri. In psalms. Con canti, salmi. Hymns. Inni. And spiritual songs. Canti spirituali. The truth in the Psalms of the Bible. Le verità nei salmi della Bibbia. The truth that we have put into songs that are good. Le canzoni che abbiamo che sono piene di verità. Speak of identity to one another. Parlano dell'identità gli uni e gli altri. Our God is great. Il nostro Dio è grande. Our God is good. Il nostro Dio è buono. Our Jesus is alive. Gesù è vivo. Believers have great power. I credenti hanno una grande potenza. Those who believe are no longer sinners. Quelli che credono non sono più peccatori. You have been transformed to become children of God. Siete stati trasformati per diventare figli di Dio. The church should have this speech at all times. La chiesa dovrebbe avere sempre questo tipo di linguaggio. In one manner or another. In un modo o nell'altro. At one level or another. Un livello o un altro. Speech speaking to one another. Parlando gli uni agli altri. That's what it means to be filled with the Spirit. Questo vuol dire essere riempiti nello Spirito. To speak to ourselves. Parlare a noi stessi. And to speak to one another. E parlare gli uni agli altri. What he is saying. Quello che lui sta dicendo. If we give him voice, se gli diamo la voce, he is present. Lui è presente. If we lock our tongues out, se noi chiudiamo le nostre bocche, then he is silent also. E blocchiamo le nostre lingue, allora anche lui si è fermato. This is a great secret. Questo è un segreto. Let us speak to ourselves. Parliamo a noi stessi. And to one another. E agli altri. What the Spirit is saying. Quello che lo Spirito sta dicendo. That is the way we honor His presence. Questo è il modo in cui noi onoriamo la Sua presenza. How ashamed the church in the West has been. La Chiesa dell'Occidente è piena di vergogna. To articulate the speech of the Spirit. Perché non ha articolato il linguaggio dello Spirito. But I prophesy that there are fresh waves of courage here now. Ma io profetizzo che ci sono delle nuove onde di coraggio qui adesso. And that the words of Jesus are spirit and they are life. E le parole di Gesù sono spirito e vita. And when we hear those words, e quando ascoltiamo quelle parole, we hear the Spirit. Ascoltiamo lo Spirito. But when we speak those words, ma quando noi parliamo quelle parole, we have the privilege. Noi abbiamo il privilegio to express the very Spirit of God. Di esprimere lo Spirito di Dio. These are our tools. Questi sono i nostri strumenti. To tame the tongue. Per controllare la lingua. To be filled with the Spirit. Per essere riempiti dello Spirito. Praise God. Gloria a Dio. His language. Il suo linguaggio. His praise. Le sue lodi. His speaking in tongues. Le sue parlare in altre lingue. His truth about our identity. La sua verità sulla nostra identità. His encouragement to a brother or a sister. Il suo incoraggiamento verso gli altri. How powerful is a timely word. Quanto è potente una parola nel giusto momento. That little prompting in your heart. Quella piccola parola che senti nel tuo cuore. Very light. Una parola forse debole, piccola. But drawing you to speak to that person over there. Ma la vai a dire a quella persona. Just the smallest word of encouragement. Forse una piccola parola di incoraggiamento. Could save their life. Può salvare la vita degli altri. When we give voice to the Spirit. Quando diamo la voce, quando diamo voce allo Spirito. We give voice God. Diamo voce a Dio. We give voice to healing. Diamo voce alla guarigione. We give voice to salvation. Diamo voce alla salvezza. We give voice to power. E la voce alla potenza di We Dio. We give voice to the river of life. E diamo voce al fiume della vita. That is now flowing in greater measure. Che sta fluendo in una misura più grande. Through the nation of Italy. Attraverso la nazione italiana. Because he's flowing in you. Perché lui sta fluendo dentro di voi. Praise the name of God.
Gloria al nome di Dio. Who is so great? Che è così grande. That he would dwell inside of people. Che lui abita all'interno del popolo. He is the incarnate God. Lui è l'Iddio incarnato. Who came in the form of his son. Che è venuto nella forma di suo figlio. And now is on the earth. E adesso è sulla terra. In the form of his people. Nella forma del suo popolo. Using their tongues. Usando le loro lingue. As his tongue. Come la sua lingua. In the earth. Sulla terra. Let us stand together. Alziamoci in piedi. And let us lift our voices. E che le nostre voci. And give voice to the Spirit. E diamo in voce our midst. Allo Spirito in mezzo a noi. Let us not be silent. Non stiamo in silenzio. The immature church is passive. La chiesa immatura è una chiesa passiva. The immature church is passive. La chiesa immatura è una chiesa passiva. But the mature church speaks. Ma la chiesa matura parla. The truth. La verità. In love. Nell'amore. Murakane patane teche. Suriachnaman bobrosto.